Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere da questo pacco enorme, oggi sono qui per farvi un altro video try on haul, perché so appunto che questi video qui vi piacciono tantissimo, quindi io cerco sempre di accontentarvi e mi raccomando, scrivete giù nei commenti quali altri video vorreste vedere nelle prossime settimane. Il brand in questione è questo qui, non ve lo dico a voce perché non lo so pronunciare, sbaglierei sicuramente, quindi ve lo lascio comunque scritto qui da qualche parte e in ogni caso è questo qui. La cosa bella appunto è che vi arriva tutto quanto nei propri sacchettini con il nome del brand, è una cosa molto molto carina. Inoltre il capo d'abbigliamento vi arriva con la propria etichetta e anche questa è una cosa veramente carina, che però non è scontata perché molti brand non curano questo aspetto, e quando ogni volta mi arriva un pacco da un brand che cura tutti questi dettagli, veramente per me hanno un punto in più, già partono da un gradino più alto. Per prima cosa vi faccio vedere questo abitino che sto indossando in questo momento, perché non ho saputo resistere, è super bello e primaverile, e se mi seguite sui miei social sapete che questa qui, proprio questi vestiti un po' svolazzanti, freschi e bianchi soprattutto, saranno una tendenza di questa primavera estate, quindi io non me la faccio scappare, ho subito acquistato un vestitino del genere, ma ne arriveranno molti altri, quindi nel corso delle settimane ve li farò vedere tutti. È un vestitino molto semplice, con questo dettaglio ricamato e appunto alla gonna tutta svolazzante a balze. E io vi dico che vado matta per questo trend, quindi appunto ne acquisterò molti altri. Passiamo poi a questo vestitino qui, molto carino anche se non proprio nel mio stile e soprattutto non un colore che io indosso spesso, anzi credo di non aver quasi niente di verde nel mio armadio, ma appunto sto sperimentando con i colori perché ho deciso che almeno per questa primavera, estate e autunno poi io non voglio più comprare assolutamente nulla di nero, voglio convertirmi ai colori perché emanano gioia e felicità ed è quello che io voglio trasmettere a voi, a me stessa e a tutte le persone appunto che mi seguono. Quindi sto sperimentando con i colori e ho scelto questo vestitino qui. Ovviamente sarà tutto primaverile estivo perché parliamo di un try on haul primaverile, e il vestitino in questione è questo qui, corto anche questo, con sempre la trama a fiorellini, che ormai io sono fissata con i fiori, ed ha appunto lo scollo a barchetta, quindi rimane in questo modo sulle spalle e mi piace un sacco. È un vestito semplicissimo, non è che io abbia tanto da dire, è fatto bene, il materiale mi piace e stranamente anche il colore verde appunto mi piace su di me. Nella parte superiore è elasticizzato, quindi non avete nessun tipo di problema, e anche sulla manica, e diciamo che ha queste maniche un po' a sbuffo, cui anche di queste io vado pazza. Poi passiamo a un vestitino che, devo dirvi la verità, sono rimasta un po' così. Qui diciamo che ho voluto proprio uscire dalla mia comfort zone del tutto, perché è un vestitino giallo e lilla. Il giallo e il lilla saranno appunto anche loro dei colori primaverili estivi che andranno un sacco di moda quest'anno, quindi ho voluto provare questo vestitino qui. Diciamo che il giallo sulle bionde si sa che non sta proprio benissimo, ma comunque sarete voi a giudicarlo giù nei commenti, quindi fatemelo sapere perché io mi affido a voi, eh. In ogni caso anche questo è un vestitino semplicissimo, svolazzante, come vi ho detto sarà appunto questo haul dedicato interamente a questi capi, molto leggeri, molto svolazzanti, perfetti appunto per la primavera estate. Ha le maniche fatte in questo modo, super carine, lo scollo V e continua tutto largo, è veramente un vestito che veste abbastanza largo, infatti io ho preso una M, ma vi consiglierei una taglia in meno della vostra perché appunto tende a rimanere molto largo. In ogni caso io risolverò con una cintura in vita come sempre, e nulla, la fantasia appunto è
ha quadrettini gialla e lilla, molto stile picnic. Però devo dire che mi piace, dai, pensavo peggio. Dopodiché passiamo a questa camicetta, che infatti non è per me, perché appunto, come vi ho detto, non comprerò più niente di nero, grigio, colori scuri, insomma. Ma è per mia sorella, comunque. È una camicetta semplicissima, molto anche lei estiva, fresca, con questo scollo a V super carino, mi piace un sacco. Dal sito devo dire che io pensavo fosse nera. Può essere che abbia sbagliato io il colore, eccetera, ma comunque è grigia, ma mi sembra molto carina lo stesso. Non so se sia una pecca o no, perché appunto per l'estate molto fresca, eccetera, va benissimo. Però diciamo che appunto è abbastanza trasparente, quindi dovete vedere voi se vi sentite di indossare un capo appunto che sia trasparente. Poi passiamo a questo vestitino rosso, anche lui molto molto simile agli altri, tutto a balze e con questa fantasia un po' maculata a macchie bianche. È un vestitino appunto rosso con sempre le maniche fatte in questo modo, lo scollo normale. Allora, diciamo che visto così a primo impatto non mi piace tantissimo, però insieme nel pacco vi danno anche la sua cinturina, così potete stringerlo in vita. E secondo me con una cintura che sia questa, o se volete staccare una cintura bianca o nera, sta molto molto bene. Sempre un vestito con un buon materiale, fresco, perfetto per questa primavera estate, soprattutto perfetto adesso che si stanno alzando le temperature. Con questi vestitini starete molto fresche e comode. Ultimo capo d'abbigliamento e poi vi mostro due gioiellini. L'ultimo capo d'abbigliamento è questo qui. Allora, è un vestito un po' così, forse è la cosa che mi è piaciuta di meno. È un vestitino semplicissimo blu con questa fantasia a fiori bianchi, appunto super primaverile, e le maniche praticamente sono fatte a canottiera con questa balza che vi scende sulla spalla. Visto così sembra anche molto carino, e anche dalla foto che c'era appunto nel sito. Il problema è che la scollatura è ampissima, quindi io dovrò darci un punto qui davanti. Ma soprattutto il vestito è anche molto molto corto e leggermente trasparente, quindi io non so se questo in realtà mi sento di consigliarvelo, sinceramente non tanto. Però magari può essere il vostro genere, quindi per carità, io metto le mani avanti, eh. In ogni caso in sé è carino, forse magari potrò utilizzarlo come copricostume per andare al mare. E comunque ci farò un punto qui davanti sulla scollatura, perché è veramente veramente tanto scollato. Finiamo con i due accessori, che comunque ogni accessorio arriva in questa bustina piccolina. La prima cosa che ho scelto è appunto questa collanina qui. Mi è piaciuta fin da subito, veramente super elegante, dorata ovviamente, con qualche aggiunta di perle. È particolare, diciamo che non l'avevo mai vista in giro, quindi l'ho voluta prendere subito. Ovviamente tenete presente che è bigiotteria, quindi se ci spruzzate il profumo, se ci fate la doccia, eccetera, ovviamente dopo un po' si scurirà. Però comunque utilizzata nel migliore dei modi ogni tanto mi sembra molto molto carina. E ultima collanina, ma non per importanza, anche lei mi piace un sacco. Super elegante e fine, composta da due laccetti diversi, e questa cosa mi piace un sacco perché appunto non è una classica collanina dorata, semplice. Quindi se volete qualcosa di più particolare io ve la consiglio. E appunto i due laccetti sono collegati da questo cerchietto qui al centro. Super carina e fine ed elegante. Io mi sento proprio di consigliarvela. Questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo il mio codice sconto, ve lo lascio qui da qualche parte e giù nell'info box. Vi lascerò anche tutti i link sempre giù nell'info box, quindi mi raccomando, andate a darci un'occhiata. In generale appunto vi consiglio questo sito, sembra molto molto affidabile, con dei capi super carini, estivi e di tendenza, come potete vedere, come questo qui. Il mio preferito senza ombra di dubbio è questo vestitino qui, ma fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro capo preferito di tutto l'haul. Io vi mando un bacio e vi aspetto lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao!